Benvenuti ragazzi, io sono Jesus e oggi siamo in un nuovo episodio di Undertale. Ok, devo riaprire Undertale perché è crashato. Proprio è crashato. Vabbè, molto tempo fa due razze governavano la Terra. Umani e mostri. Un giorno scomparirono tutti senza lasciare una traccia. Ciao. Sono in un incubo o cosa? Dov'è il mio salvataggio? Flowey, livello 9999. Ha un bel po' di ore di gioco. Mio mondo con... Non posso prendere restart, posso fare solo continue. E c'è tutto nero. Ah, c'è una... Simon, salva. Fai cancellato. Flau! Audi! Sono io, Flowey! Flowey il fiore! Devo davvero darti un grande... Devo veramente dirti un grande grazie! Hai fatto veramente un bel gioco con quel vecchio scemo. Senza di te non sarei mai riuscito a passare oltre a lui. Quella è la faccia di Asgore. Ma adesso, con il tuo aiuto, è morto. E io ho le anime degli umani. Ragazzi, sono stato vuoto per così tanto tempo. Si sente bene avere di nuovo un'anima dentro di me. Posso sentire che si muovono. Oh, si stai sentendo lasciato fuori, non è vero? Beh, questo è proprio perfetto. Dopotutto, ho solo 6 anime. Ne ho ancora bisogno una. Prima che io diventi un dio. Eh sì, ok Flowey. E dopo, appena scoperti poteri, Toriel, mostri, umani, questo è, mi sa che è un'offesa a me perché io ho quella faccia. Chiunque dimostrerà il vero significato di questo mondo. Sì, Flowey, stai calmo, eh. Oh, e dimentica di scappare per mezzo dei tuoi vecchi salvataggi. Fai di salvataggio. Sono andati per sempre. Ma non preoccuparti. Il tuo vecchio amico Flowey si è occupato di un ripiazzamento, sì, per te. Salverò dopo la tua morte. Così tu potrai guardarmi distruggerti in pezzi insanguinati. Ancora, e ancora, e ancora. Io non mi sono mosso, sono mosso un personaggio. Cosa? Pensi davvero che tu possa fermarmi? Tu sei veramente un idiota. Giusto, alle 6 anime umane adesso. Cosa mi significa questo? Che brutta cosa... Cosa? Cosa? Come fai sì? Lotta! Stai scherzando, vero? Mi ha ucciso. Questo è tutto solo un brutto sogno. Sì? E non ti... E non ti svegli.
spiegherai mai. Stai a scherzare, vero? Ed è cresciuto ancora. Grazie. No, 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 veramente, grazie. Ok. Aspetta un attimo, che metto tutto schermo. Ok. Penso veramente che fossi soddisfatto uccidendoti una sola volta? Oh, ma che cavolo! Come puoi fisicamente schivare tutta quella merda? Sei bellissimo, Flower, te lo dico proprio, amico mio. Ma sei bruttissimo, veramente, non sei neanche con la grafica di Undertale. Sei più tipo photoshoppato. A merda. Ma dammi, mi tolgo un tre quarti di vita sti cosi. Combatti, combatti! Dai! Non mi uccide sempre! Sì, sì, questo è solo un brutto sogno da cui non ti sveglierai mai. Bla 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 bla, tante mani. Patetico. Adesso stai veramente per morire. Davvero? Tieni a mente di quante volte muoio? Giusto, lui ha la capacità di salvare, quindi sa quando mi uccide. Che cavolo? No, 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 no. Ma che è? Agisci, hai chiamato aiuto. Cosa succede? Vita, 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 vita. No, 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 no. Cosa sono questi? Qualcuno mi spieghi seriamente che cosa sta succedendo. 5. Una parola per descrivere questo. Petaloso. Siamo seri. Avevo cliccato io comunque, eh. Non ho piena vita. Potrebbe essere un problema. Scusa, perché si legge file saved? Io non sto salvando. Lo sta facendo Flowey? Flowey ha appena caricato il file. Smettila! Ok, la faccenda si fa veramente strana. Chiama, 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 chiama.
Dai. Non ce l'ho fatto. Porca miseria. Basta tirarmi addosso cose. Cos'è questa cosa? Hai chiamato aiuto? Oop, luck, freedom, cheer. Ma non si cagare che tu non hai capito, Flowey! Cosa stai a fare? Sì, perché no, cuciniamo. Prendilo, 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 volo. Uff. Oh, quasi pieno. E no, però, hanno tutta la faccia di Flavio. Lotta 24. Sì, certo, non c'è abbastanza potente. Cosa, 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 cosa? Questa sembra una musica di Mystery Dungeon. Sì, sparami, sparami. Neanche mi fai. Zitti tutti. Ok. Le anime mi stanno aiutando. La difesa di Flowey è scesa a zero e i suoi attacchi sono lenti come non si sa cosa. Ok, posso anche recuperarmi. Faccio anche danno. Sì, però. Ma ci vorrà un'eternità. Op. E no. Non riesco a vedere la vita. O guardo la vita o guardo lui. No, quello mi serviva. No, no, non può essere, non può. Tu. Cosa?
Tu idiota! No! No, non posso muovere! Mi sta continuando a uccidere! Pensavi veramente che potessi sconfiggermi? Io sono il dio di questo mondo. E tu? Tu sei senza speranza. Senza speranza e solo. Golli, proprio così? Non hai più amici. Non puoi salvare adesso. Chiama per aiuto, ti prego. Piangi nell'oscurità. Mamma, papà, qualcuno mi aiuti. Vedi quanto bene ti farà. No? Hai chiamato per aiuto? Ma nessuno è arrivato. Ragazzi, che spreco. Nessuno. Nessun altro. Ti vedrà morire. Meraviglioso. E sono morto? No, non sono morto, scherzavo. Cosa? Come hai fatto? Beh, farò... Non può caricare i file. Cosa? Dove sono tutti i miei poteri? Le anime? Le anime? Cosa stanno facendo? Ok. Non può farlo! Dovreste obbedirmi! Fermatevi! Ok. Ciao Flowey. Oh, come faccio? Tecnicamente dovrei fare lotta, perché veramente Flowey mi sta veramente sul culo. Ma facciamo quello che vuole il gioco. Cosa stai facendo? Pensi veramente che io abbia imparato qualcosa da questo? No. Invece sì, secondo me. Risparmiarmi non cambierà niente. Uccidermi è l'unico modo per terminare questo. Non la penso così. Se tu mi lascerai vivere, ritornerò. Ti ucciderò. Ucciderò tutti. Ma l'hai appena fatto. Ucciderò tutti i tuoi amati. E no, Flo. Perché? Perché sei così buono con me? Non posso capirlo. Non posso capirlo. Non posso capirlo. Flowey ran away. Flowey è scappato? Under the what? Di Toby Fox. Sì, ma questo lo sapevamo. Veramente? No, non può essere finito così. Punto di domanda, così a caso. Chitarra. Erano un po' pochi nomi. Ah no, non è finito. Ok. Eia. C'è nessuno lì? Beh, lascerò un messaggio. Così. È passato un po' di tempo. La regina è ritornata. E adesso sta regnando sull'underground. Ha instaurato una nuova politica. Tutti gli umani che cadranno qui non verranno trattati come nemici, ma come amici.
probabilmente è per il meglio. Comunque, le anime umane che il re ha catturato sembrano essere scomparse. Così, quel piano non accadrà molto presto. Ma... ma alcune persone hanno il cuore spezzato per il re. E le cose sono un po' grigie, tristi per il nostro ritorno, la nostra libertà. La regina sta provando in tutti i modi per non farci perdere la speranza. Così, ehi, se non hai intenzione di arrenderti, non arrenderti da nessuna parte in cui sei, ok? Chissà quanto impiegherà. Ma usciremo da qui. Sans, a chi stai parlando? Oh, nessuno. Cosa? Nessuno? Posso parlarci anch'io? Ecco, qui. Parla pure. Aspetta un attimo. Riconosco questo numero. Ehi, umano! Cosa stai facendo? Io sto bene. Beh, lasciando stare tutto, ovviamente. La regina ha disassemblato le guardie reali. Poiché non dobbiamo combattere mai più gli umani. Wow! Non ho nessuna idea di cosa fare nella mia vita. Ma va bene così. Perché sto comunque lavorando sodo. Anche se non ho niente da fare. Quindi non sentirti male. Papyrus sta bene. Andine. Oh. È quella che l'ha presa male. Ha perso il suo lavoro. Dopo la sua casa. Era triste, ma ci siamo presi cura di lei. Vive con noi adesso. Come un party ogni notte. Da qui non c'è nessuna uscita. Oh, gli avevo dato anche un lavoro. Sans l'ha assunta al suo coso degli hot dog illegali. E lei odia lavorare lì. Ma fa molti hot dog. Oh sì. Ah, mi accusa per la scomparsa di Asgore. Mi parla molto riguardo a vendicarti su di te. Ha un piano ridicolo, boh, di attraversare la barriera e sconfiggerti. Essere onesti, penso sia impossibile. Ma mi piace credere che non lo sia. Perché voglio andare con lei. In modo da poterti vedere ancora. Anche se dovessi combatterti. Beh, tieni le dita incrociate e manteniamoci in contatto. Rendere i nostri piani più semplici. Addio. Oh, non può essere finito così. Perché? Perché mi hai lasciato andare? Non hai realizzato che essere gentile semplicemente ti porta a essere ferito? Ti porta a rimanere ferito? 5 minuti ce la possiamo fare. Guardati! Hai fatto tutti questi grandi amici, ma adesso non li vedrai mai più. Senza dire quanto sono stati subback by you, spinti da te, no, non so. Feriti, non è così? Se tu te ne fossi solo andato attraverso senza preoccuparti di nessuno, non avresti questo brutto sentimento adesso. Quindi non capisco. Se hai veramente fatto tutto nel giusto modo, come può finire così? Perché? Perché la vita è veramente così ingiusta? Dico, cosa se ti dicessi che so un modo per farti ottenere un finale migliore? Devi caricare il tuo save file e... beh, nel frattempo, perché non vai a vedere Andine?
Sembra che tu potresti essere un amico migliore con lei. Che ne sai, magari hai la chiave della tua felicità. Ci vediamo presto. Ok. Ok. Fate in sole. Qui c'è ancora Asgore. Questa è la barriera. Questo è quello che ci tiene intrappolati. Se hai qualcosa da fare, fai quello che vuoi. Ok, no. Qualsiasi cosa, prendi il tuo tempo. Ok. Perfetto ragazzi, quindi per questo episodio finisco qui. Undertale non è finito perché siamo ancora in gioco, a quanto se non ho capito, ma dobbiamo tornare indietro da Undyne a questo punto. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo commento, se vi piace iscrivetevi e noi ci vediamo in questo video di Undertale, quindi bella ragazzi.